E buongiorno, sera a Sera, un tutti. po' tutto. Non sei cambiato stavolta. No, sono Sei rimasto rimasto così, uguale. vabbè. Ecco da qui, come dicevamo, la seconda parte dell'Italian Bike Festival, raccontata appunto dal nostro buon Marco E dal e grandissimo Diego. MTB360. Quindi godetevi la seconda parte dell'Italian Bike Festival e tutti i brand che sono molto interessanti e importanti. A dopo! E ragazzi, ci siamo fermati allo stand Galfer e qui abbiamo con noi Alessandro, appunto, che ci racconta qualche prodotto di Galfer. Quali sono i prodotti che effettivamente Galfer mette a disposizione per l'enduro, per l'ADH, eccetera? Allora, Galfer da 71 anni è un'azienda che produce materiali d'attrito, quindi pastiglie, dischi, ganasce, moto e biciclette. E adesso ci siamo specializzati sul prodotto bike, che chiaramente sta crescendo sul mercato. Quindi noi abbiamo varie tipologie di mescole per i vari utilizzi. Quindi, a diversità di altre aziende, noi abbiamo mescole differenziate, quindi per l'utilizzo, come stiamo parlando adesso, sulle e-bike o sull'enduro, abbiamo delle mescole specifiche. Noi, ad esempio, utilizziamo una pastiglia rossa oppure una pastiglia verde Ok, che il colore identifica il tipo di composizione, di di mescola. mescola. La pastiglia verde è una pastiglia uso gara, quindi con una durata chiaramente ridotta, è un prodotto già testato, già rodato. La pastiglia rossa è una pastiglia da un utilizzo sportivo con delle alte prestazioni nella situazione bagnato, che comunque è una situazione che chi utilizza la bicicletta può avere sovente. Certo, certamente. I nostri dischi sono prodotti in acciaio, con varie dimensioni e vari spessori, o con l'attacco a 6 fori oppure con l'attacco center loop. Qui oggi allo stand abbiamo un team che quest'anno ha corso per noi Le utilizzando i pastiglie. nostri prodotti, hanno fatto anche man bassa di titoli Certo. e penso che Sarebbe carino magari magari farci due parole. farci due parole con chi ha portato a casa i I risultati, che sono quelli risultati. che fanno piacere all'azienda e ci fanno pensare di lavorare e di migliorare ancora, perché lo meritano loro, ma lo Certamente. meritano tutti quelli che utilizzano il nostro prodotto. Assolutamente. Quindi partiamo dall'appunto il team manager di chi effettivamente questo prodotto l'ha usato, utilizzato e stressato. Ciao, chi Ciao, sei tu? io sono Beatrice e sono la team manager del team Onda Downhiller, il primo team al mondo tutto femminile del mondo downhill. E quote femminile, sempre il top del top. Cioè, nel Ci senso. difendiamo, Esatto, ci esatto. E difendiamo. tra l'altro, Alessandro ci diceva che avete fatto degli ottimi risultati quest'anno. Quest'anno è stato un anno molto ricco, una stagione intensissima e i risultati sono stati ottimi, tra cui un campionato mondiale, un campionato europeo e varie Coppe Italia. Quindi a questo punto andiamo a conoscere appunto il team, oltre al team manager andiamo a conoscere le ragazze appunto che hanno corso con il team Onda Downhiller. Onda Downhill. Quindi partiamo da te, ciao! Piacere, io sono Elisa Gava e sono l'attuale vincitrice della Coppa Italia Scusate se 2023. poco. Ero seconda in campionato della Coppa Europa, però a causa di un infortunio non ho potuto partecipare all'ultima Ah, tappa. caspita, comunque sì, avevi già un buon risultato, eri già Sì, arrivata. è stato un buon anno effettivamente, i risultati erano buoni, abbiamo Purtroppo lavorato in bene. questo sport l'infortunio ci sta. Esatto, fa Poi parte del gioco. l'importante è il recupero e che rimonti in sella il prima possibile e ci dai le Esatto. soddisfazioni. Passiamo alla tua collega, ciao! Certo. Ciao a tutti, io sono Martina Fumagalli, vincitrice della Coppa Italia Via. e del titolo nazionale. Ok, complimenti E, intanto. grazie, grazie mille. E che dire, è stata una stagione veramente intensa, come diceva Beatrice, i risultati sono arrivati e siamo tutte molto
molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a tirare insieme. E chi non lo sarebbe? E un particolare ringraziamento va a Galfer, perché insomma per noi la frenata è un aspetto importantissimo. Direi di sì. E avere un prodotto eccezionale come questo che ti supporta e di qualità, diciamo, certo, che è fondamentale. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Siamo a ultima, ma non ultima ovviamente, esatto, soltanto perché eri in fondo. Esatto, esatto. Ciao. Ciao, sei, io sono Tiziana Finocchio. Sì. E concordo con quello che ha detto Martina prima sul prodotto Galfer. Io quest'anno ho vinto il Mondiale Master in Argentina. Molto bene. Quindi abbiamo... Scusami se ti interrompo. Scusami. Ah, anche l'europeo. Quindi Master abbiamo sempre, insomma, sì, un gruppo di... insomma, neofiti, diciamo, del downhiller, ecco. Ragazze, complimenti veramente, perché avete fatto ottimi risultati, continuate così. E la domanda ora, visto che tanto non siamo, il brand non ci sente, effettivamente queste pastiglie, questi prodotti, i dischi e tutto il resto, vale la pena o non vale la pena? Vale assolutamente la pena. Prima di correre qua abbiamo provato anche altre cose, ma io, per me, che freno anche forse di più di qualcun altro, posso dire che sono completamente soddisfatta. Grazie, grazie. Ciao. E ragazzi, ci fermiamo adesso nello stand di Fulgur. Fulgur, siamo insieme a Gianluca. Ciao Gianluca. Con la sua bici, la sua Fulgur, che adesso ci racconta. Allora, diciamo che Fulgur noi l'abbiamo visto, lo vediamo spesso, perché siamo, diciamo, amici di Matteo, il nostro MTB, Wild Trading MTB, che appunto ha la sua bellissima bici tutta colorata. Però a questo punto vogliamo sapere qualcosa di più da te su questa bicicletta. Raccontaci qualcosa. È lo stesso telaio che utilizza il nostro team in Coppa del Mondo, quindi abbiamo 160 di escursione posteriore, 170 all'avanti. Sono sponsorizzato Ace, per cui ho montato Manitou e Ace per i freni. Mi trovo veramente bene, è incredibile. Sì, tutte le nostre bici sono personalizzabili a partire dai colori, il montaggio, possiamo avere diversi pacchetti differenti, la gente sceglie come vuole fare il suo render per il telaio e poi come incia per l'assemblaggio, sceglie la forcella che preferisce, il freno che preferisce. Questa qui è una 880 di batteria con display integrato. 880? 880? Sì. Insomma, una batteria bella. Una bella competitiva in campo corse, perché comunque puoi avere un picco di energia sempre più alto, quindi il motore ti va a prendere più forza. Abbiamo un picco di 90 Nm di coppia e 880 watt. Insomma, direi che di motore ne abbiamo, sì, cioè di potenza ne abbiamo. Per divertirsi per tanto tempo. Sì. Il peso di questa più o meno? Il peso più o meno varia dall'estimento, tubeless e quant'altro. Questo qua siamo sui 23 kg circa. In media comunque. Siamo 2 kg più leggeri comunque della gamma alluminio. Esatto. Che motore monta? Il motore è il Polini, il nuovo, il P3 Plus. Sì? Sì. Ok. 90 Nm. Beh, direi che insomma la bici c'è. Sì. E niente, ti ringraziamo tantissimo per la presentazione della bici e forza, siamo con te. Ci vediamo in gara. Vai, ciao. Ciao. Caro Marco. Caro Diego. Adesso ci troviamo in uno stand molto importante, soprattutto per chi come noi fa dei contenuti che vanno sia su YouTube che su Instagram. Esatto, esatto. E qual è questo brand? Insta360. I prodotti sono due in realtà. Noi possiamo vedere appunto la Go 3, che la vediamo anche qua, e la X3. Le differenze sostanziali ce le racconta appunto Lorenzo, sales director appunto di Insta360. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Bene, allora, raccontaci un po' queste telecamere. Oggi noi siamo in fiera qui a EDBF con due camere, nello specifico la X3 e la Go 3, che sono le ultime uscite della gamma action cam di Insta360. Una è una telecamera che va a registrare a 360 gradi con la tecnologia proprietaria esclusiva nostra, e ci permette di fare dei video che sono nativi a 360 gradi, ma che possono anche essere con un formato flat, quindi una condivisione adatta per i social media, ma anche per i creator, chi volesse pubblicare su YouTube e dare all'utente finale un'esperienza a 360 gradi. E questa è una feature veramente importante, sì, perché, scusa se ti interrompo, certo, ma il video di YouTube ormai è sempre lo solito, orizzontale, ma adesso anche YouTube ha integrato lo short, e lo short
lo fai molto bene con questo tipo di telecamera qua. Assolutamente, la cosa che vorrei stressare magari su questo argomento è che il software all'interno permette di scegliere l'aspect ratio, quindi l'aspetto di forma del video, non solo prima del video ma anche a posteriori, e questo non va a modificare o a croppare l'immagine, quindi questo lo fa perché appunto i sensori sono molto ampi e quindi consentono davvero di avere un aspect ratio molto variabile, certo, rispetto a quello che è il certo video. E questa è veramente una feature che è avanti, perché mi diceva un ragazzo appunto che fa il content creator con la Insta, che scende giù per il suo trail, poi torna su con la seggiovia e nel frattempo si fa il suo reel e lo pubblica. Assolutamente, la post-produzione fatta con l'applicazione che viene scaricata sul telefono ed è quella che noi suggeriamo all'utente finale di utilizzare il più delle volte, è molto semplice e intuitiva e permette di appunto fare un reframe e un editing del video puntuale in maniera velocissima, quindi in 5 minuti, 10 minuti si fa. È molto vero. Però abbiamo anche un altro prodotto. Esatto, che è la Go 3. Questa è stata titolata come la più piccola action cam sul mercato in questo momento, perché ha la peculiarità di avere, a parte uno schermo flip a 180 gradi che consente di fare vlog per chi effettivamente è vlogger, perché consente la ripresa frontale e di vedere in tempo reale cosa la telecamera va a riprendere, ma consente anche di estrarre la piccola pillola che c'è davanti, e questa piccola pillola con una serie di accessori magnetici può dare la possibilità all'utente finale di registrare video hands free, quindi senza tenerla in mano fondamentalmente. Certo. Lei stessa è 5 metri waterproof, quindi si può portare in tutti gli ambienti, anche quelli dove c'è acqua, e è molto resistente a livello di urti, shock e quant'altro. Senti, e quindi per caricarla, ricaricare, basta che la mettiamo nel slot, perché ti fa una sorta di power bank. Come puoi vedere qua ci sono dei contatti all'interno e anche dalla parte opposta della camera, basta semplicemente inserirla, stile diciamo altre cuffie wireless del mercato che conosciamo molto bene, senza nominare, no, però si conoscono molto bene. In questo modo si ricarica, abbiamo tre cariche complete di una piccola batteria che c'è all'interno, che garantisce 45 minuti di autonomia, okay, senza case, con il case fino a 2 ore. A questo punto noi non possiamo altro che ringraziarti per grazie la tua disponibilità e speriamo di utilizzarla il prima possibile. Grazie ancora. Anch'io. Grazie mille. Ciao, ciao ragazzi. Grazie. Ciao, grazie. E dopo una ricerca estenuante, è un brevissimo riposo, è uno dei marchi che io preferisco, è Leet, io praticamente vesto Leet, a parte le scarpe. Dico il brand ambassador non ufficiale non pagato di Leet. Siamo allo stand Leet. Abbiamo delle novità, perché come sapete io ho fatto la recensione del casco enduro, lo trovate sul canale. Che ora è vecchio, è uscito il nuovo. Che ora è vecchio, è uscito il nuovo, infatti ora Alessandro. Ciao Alessandro. Ragazzi, ciao. Allora, questo è il nuovo Enduro 3.0, hai un full face totale, omologato di H, la possibilità, adesso ti faccio vedere in pochi click, di farlo passare da full face a open face. Fantastico. Ecco, allora scusa se ti interrompo, ma questo, non so se avete notato il nuovo sistema di sgancio, se vedete la recensione del 4.0 aveva una sorta di una clip di apertura che si apre con uno slide, esatto, molto comodo, sì, comodissimo. Però comunque sia, questa sembra veramente molto più veloce. Sì, tecnologie diverse, diciamo, un sistema diverso di apertura e di chiusura. Così è. Questa è la conformazione 2, quindi abbiamo visto la conformazione 1, okay, full face omologato di H. Conformazione 2, quindi un casco open face per tutte le discipline che possono essere trail piuttosto che un enduro magari non troppo spinto. Certo. La terza option è appunto la possibilità di montare il paraorecchie, per cui si fa molto semplicemente scorrere l'aggancio sulla corsia e si chiude chiudiamo nella parte sinistra e poi stesso identico lavoro sulla parte destra, e questo qui è il terzo formato, che è il jet, sarebbe di fatto un jet perfetto. Esattamente. Perfetto, bel casco, dentro vedo che c'è ancora la tecnologia sempre turbine. Questo è una costante e grazie per averlo chiesto, perché comunque Turbine è una tecnologia di Liat, sì, brevettata e sviluppata direttamente dagli ingegneri in Sudafrica, e è di fatto una tecnologia che Liat utilizza
su tutti i caschi, tutti, dall'entry level al top di gamma, quindi al Bernard Cat di caso, quindi chi fa okay. DH, cioè, estremo, la stessa tecnologia, stessa identica tecnologia. Ragazzi, comunque sia, qui nello stand Elite possiamo vedere un po' tutta sì. La loro, diciamo, tutti i loro prodotti, il loro catalogo. Esatto, il loro catalogo, si passa dai caschi, le scarpe, ovviamente le protezioni che diciamo certo, che sono core business. Il core business, da dove lì ti arriva? Esatto. Complimenti a Elite, questo è un è come per te la Trek, per esatto, me per me Elite. Grazie mille, grazie è mille, stato un piacere. Grazie, veramente. Buon proseguimento. Ciao, buona okay. Fiera. Ciao. Ciao. Non poteva mancare lo stand Garmin. Garmin è un prodotto, una garanzia per coloro che appunto devono trovare la loro strada su in bici, per chi va alla scoperta dei trail, esatto. Quindi chi meglio di Garmin con i loro prodotti, e abbiamo un esperto, Alberto, che ora ci illustrerà qualche nuovo prodotto, appunto le nuove uscite che sono 5.40 5.40, 8.40, gli ultimi prodotti lanciati sono il nostro, sono due dei modelli che raccolgono l'eredità di 5.30 e 8.30, i modelli più venduti. La differenza tra i due è che Edge 5.40 è solo tasti, mentre Edge 8.40 è sia touchscreen sia tasti, quindi chi per esempio va in mountain bike, in bici da corsa, può decidere di prendere un 8.40, usare il touchscreen su strada con i guanti a dita corte o certo, senza guanti certo. E invece usare i tasti con i guanti o col fango. Dopodiché sostanzialmente le funzioni sono molto simili. Chiaramente 8.40 è un pochino più veloce, è un pochino più performante. Quindi lato software, diciamo. Lato software sì, ovviamente va un po' meglio. Dopodiché fanno quello che facevano 5.30, 8.30 più tutta una serie di nuove funzioni relative soprattutto ai parametri fisiologici e all'utilizzo di misuratori di potenza, ma anche relative alla gestione della propria fatica. Quindi per esempio sono funzioni come il Climb Pro automatico, quindi anche senza caricare un percorso è in grado di vedere le salite, quindi all'imbocco di una salita lui sa quanto manca la salita, quanto è pendente, quanto è dura, dove sono i tratti più duri. E poi molto interessante la stamina, che è una funzione che dopo alcuni allenamenti è in grado di capire quanto è grande il tuo serbatoio e quindi quant'è la tua autonomia alla velocità che stai tenendo. Chiaramente quello è un dato che si va a parametrare in base a durante l'uso, adatto, certo. Durante l'uso, quindi se io magari ho 120 km a 30 all'ora e mi metto a fare i 40, quello riparametra e mi dice guarda che ne fai 80 e non più 120. Certo. Sono delle funzioni estremamente interessanti che rendono godibili anche le uscite più lunghe, oltre chiaramente alla classica navigazione che rende godibile il fatto di andare in posti che non si conoscono. Assolutamente. Adesso ci spostiamo sugli schermi un po' più grandi. Certo. E appunto troviamo Edge Explorer 2 e l'Edge 1040, che diciamo è un po' il fiore all'occhiello. Esatto. Edge 1040 è stato lanciato l'anno scorso, ha esattamente le stesse funzioni di 5.40 ed 8.40 in un pacchetto più grande. Più grande vuol dire schermo più grande, vuol dire chiaramente processore più grande, quindi più veloce nel ricalcolo, per esempio se si sbaglia strada o se si vuole cambiare strada, batteria più duratura perché è una batteria più grande, ma a livello di funzioni diciamo abbiamo le stesse. È ottimo soprattutto se si usa tanta navigazione perché si vede benissimo. Dopodiché abbiamo Edge Explorer 2, che ha sempre uno schermo più grande di loro. La differenza è che è dedicato a un'utenza più attenta alla navigazione e meno all'allenamento, quindi è uno strumento più semplice perché gli mancano tutte quelle parti di parametri fisiologici come ci sono diciamo quelli base, quindi per esempio la misurazione della VO2 max la dà comunque, okay. Però diciamo che se vogliamo utilizzare un misuratore di potenza, lui è in grado di darmi dei parametri base come la potenza attuale, la potenza a 3 secondi, ma non va a fare poi tutti quei calcoli che mi aiutano nella gestione della potenza. Questo perché è dedicato a un'utenza diversa. E ringrazio, sei stato esaustivo e buona fiera. Grazie. Ciao. Alla ciao. Prossima, ciao. Ciao. Bene Marchino. Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Il sole ormai sta tramontando. Però visto che io ho bozzato un cerchio, vediamo una soluzione per non bozzarne più. Esatto, siamo nello stand Vittoria, uno degli stand appunto più grandi della fiera. Uno stand, chiamiamolo stand, è un palazzo. E siamo con Christian. Ciao a tutti, piacere.
ciao a tutti. Cristian Di Vittoria che ora ci fa vedere qualcosa, sì, appunto i prodotti un po' di punta sempre sul nostro settore, diciamo settore enduro. Enduro mountain bike. Ok, quindi Cristian ti lascio la parola e pronti? Illuminaci. Partiamo dalla questione bozzare cerchio, insomma quella problematica lì. E vi presento brevemente la parte di inserti che Vittoria ha sviluppato negli ultimi anni. Siamo partiti dal prodotto specifico per l'ambito mountain bike ed è appunto Airliner Mountain Bike. Un inserto solido, molto valido, specialmente per utilizzo gravity, quindi enduro, DH. Quali sono i vantaggi dell'avere un inserto? Sicuramente maggiore protezione dal copertone e dal cerchio, soprattutto gli impatti della ruota posteriore, che è quella più sollecitata ovviamente in ambito gravity. Al netto della protezione, in caso di foratura comunque avete un elemento che vi consente di arrivare alla fine della discesa o arrivare a casa, insomma arrivare in un luogo più consono poi per provvedere alla manutenzione. Diciamo che ci porta a casa. Ti porta a casa e ti salva il cerchio. Ciò detto, ci sono altri vantaggi a livello di performance, quindi avendo un sostegno all'interno del copertone si può abbassare la pressione di utilizzo, si ha comunque un sostegno che tiene tallonato il copertone e che dà più resistenza e solidità alla spalla dello pneumatico. Abbiamo poi sviluppato, partendo da, diciamo, dall'elemento Airliner MTB, una gamma completa che copre tutte le altre discipline. Anche un prodotto specifico per cross country, poi gravel e road. E ci saranno anche delle novità sempre in ambito inserti, è una, come possiamo dire, una estensione della nostra collezione in cui stiamo spingendo molto. Ci saranno delle novità che adesso non posso anticipare. Però qualcosina poi... Diciamo, posso dire, dai, che sarà un upgrade della versione MTB, okay, specifica per, dai, ambito gravity. Ce lo facciamo andare bene, dai! Ce lo facciamo andare bene. Passiamo alle coperture, quindi al nocciolo duro di Vittoria. Sono tre i modelli principali. Partiamo da martello, andiamo sul mazza e infine mota. Sono tre disegni del battistrada differenti per incrociare, insomma, delle necessità a livello di terreno differenti. Martello, un profilo molto tassellato, molto fitto il disegno, squadrato il disegno del tassello, l'ideale, diciamo, per terreni secchi, terreni duri, terreni scorrevoli, un ottimo copertone per il posteriore. Andiamo poi sul mazza, l'ultimo disegno che è stato lanciato di Vittoria, un profilo molto diverso, come potete vedere. Passiamo da tasselli squadrati a tasselli anche, diciamo, aggressivi, scalino anche, come potete vedere qui, che rende il copertone molto aggressivo sia in fase di frenata, aderisce molto al terreno, lo morde, come diciamo noi, e il disegno V rende anche comunque il copertone molto scorrevole. Questa è un'ottima soluzione, un'ottima, diciamo, scelta come copertone anteriore. Valido anche al posteriore comunque, quindi non è che abbiamo delle specifiche, certo, anteriore e posteriore. Dico soltanto in base anche a quello che viene utilizzato in ambito enduro, per la maggiore vedo spesso combinata martello-mazza. Martello dietro, mazza davanti, esatto, diciamo. Esatto. Mota è il completamento per, per la condizione prettamente fangosa, terreno difficile, bagnato, in condizioni estreme. Abbiamo un disegno atto a scaricare il fango, ad autopulirsi. È un prodotto molto gettonato in Nord Europa, Inghilterra, insomma, dove le condizioni di fango sono la norma, certo, e comunque degno di nota. Una cosa importante riguardo la nostra gamma enduro è l'aggiornamento mescola che abbiamo presentato quest'anno, quindi la versione precedente di questi modelli era un 4 mescole, ottimo dal punto di vista della durabilità e del consumo progressivo del battistrada. Siamo passati ad una tipologia di mescola, un compound super morbido, quindi un compound soft, anche a livello di carcassa abbiamo lavorato per renderla più robusta, più rinforzata, per venire incontro comunque alle esigenze anche di un utente improntato al mondo racing e competizioni in ambito ovviamente enduro. Perfetto. Sei stato super esaustivo, perfetto, ci hai fatto, dai, vedere le cose più contento, importanti, e ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità. Grazie mille. Ciao. Ciao.
da stamattina alle 8 che siamo qua e sono le 18:30. Siamo cotti. Abbiamo fatto la maratona praticamente. Tra l'altro non finisce qui perché alcuni stand che abbiamo visitato ci manderanno qualcosina, senza spoilerare troppo. No, infatti. Da testare. Sia su due ruote, sia da applicare sulla bici. Sì. Insomma, avremo nei prossimi mesi. Sì. Probabilmente nuove collaborazioni. Ne buttiamo una lì. Io ho finito le pastiglie dei freni. Esatto. Chissà. Esatto, e quella è a brevissimo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato la disponibilità, perché comunque sia è molto impegnativo essere anche all'interno di uno stand. Chiaro. E che dire, da Diego di MTB 360 e da Marco di MTB 360 è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.